Tutto ha avuto inizio 300 anni fa, con la scoperta del Marchio Nero. Un manufatto alieno sepolto in fondo a quello che era il Golfo del Messico, sulla Terra. Sembrava la chiave per ottenere energia illimitata. Finché non iniziò a generare demenza e orrende creature che vivevano oltre la morte. I Necromorphi. I dettagli sulla tragedia del Marchio Nero originale sono scomparsi, inghiottiti da mille cospirazioni. Non prima, però, che una nuova religione nascesse per mano di uno dei ricercatori che se n'erano occupati, Michael Altman. La sua misteriosa morte lo ha reso un martire, dando vita alla Chiesa di Unitology. Si tratta di un'organizzazione segreta che ritiene i marchi di origine divina e punta a ottenere un'unione perfetta di mente, corpo e spirito. Diverse generazioni dopo l'incidente del Marchio Nero, l'umanità si è trovata a un passo dall'estinzione per via della carenza di risorse. Disperati, gli uomini hanno cercato di replicare il Marchio Nero per attingere a un'energia illimitata. I dati risalenti a quell'era non sono chiari, ma sappiamo che le copie del marchio riuscirono, a un costo elevatissimo. Tutti quei marchi furono sepolti, nascosti in luoghi segreti sparsi per l'universo, nella speranza che lì restassero per sempre. 200 anni più tardi, però, durante un'operazione mineraria illegale su Aegis 7, la nave Planet Cracker USG Ishimura ha riportato alla luce una di quelle copie dimenticate, un marchio rosso. Con esso è iniziata una nuova ondata di infezioni del marchio. Un superstite di quell'incidente era un tecnico, di nome Isaac Clark. Il marchio gli parlò direttamente, facendogli un dono, uno schema mentale della struttura del marchio stesso. Isaac fu catturato e torturato dal governo terrestre, la sua mente esplorata in cerca del segreto del marchio. Così il programma Marchio venne riavviato e ne fu edificato uno nel popoloso sprawl di Titan. Poco dopo accadde il peggio. Lui riuscì a malapena a salvarsi. Di quel luogo restò solo polvere, come era stato per Aegis 7. Da allora la crisi legata ai marchi non ha fatto che aggravarsi. Isaac Clarke, con la mente toccata dal marchio, capace di realizzarlo e di distruggerlo, vive in clandestinità, deciso a stare lontano dal marchio e da tutto ciò che ha causato. Esiste però una speranza. Un lontano pianeta ghiacciato, dove 200 anni fa qualcuno, in qualche modo, è riuscito a bloccare l'azione di un marchio. Una luce del passato che potrebbe salvare il nostro futuro. Alfa 9, qui Whisky 250. Alfa 9, qui Whisky 250. Serrano, mi ricevi? Sì, oh, cielo, l'hai trovato? Trovato? Non neppure ben capito cosa stiamo cercando. Tu segui la posizione importata. Non posso dirti altro. Devi andare subito là. Ok, Marco. Cosa? Merda!
lui conta su di te. E tu sei un soldato, giusto? Certo, l'arma non è neanche carica. Oh no. Doc, l'abbiamo trovata. Ben, riesci a entrare? È sigillata. Guardati intorno, deve esserci un modo. Finalmente, delle munizioni. Lungo circa mezzo metro. Lo vedi?
Ottimi giovani soldati, fino all'ultimo. Generale Mahad, signore. Dov'è il dottor Serrano? Earl Serrano, sempre ottimista. Mi ha detto di portare questa roba in città. Ha detto che possiamo farcela, signore. C'è ancora tempo. Abbiamo fatto un casino! E ora dobbiamo fare il nostro dovere. Per il bene della terra e delle colonie sovrane. Ami la terra, figliolo. Tua madre, tuo padre. Sì, signore, certo. Bene. Sono felice di sentirlo. Fratelli e sorelle, l'era dell'uomo giunge alla fine. Siamo diventati troppo importanti. Le corporazioni alle quali abbiamo aderito. Riproduzione messaggio 34. Isaac, so che ci sei. Andiamo, rispondi. E va bene. Senti, ho chiamato solo per dirti che io mi dispiace. Tu abbi cura di te, va bene? Isaac Clark, levati dalle palle. Rispondimi! A lui! Che diavolo siete voi? Tiralo su! Su! Non ho molto tempo, per cui sarò breve. Mi hanno detto che tu sei una specie di esperto nel campo dei marchi. Ne hai creato uno. Mi hanno costretto! È stato il vostro governo! E ne hai distrutti due, è per questo che siamo qui. Abbiamo un lavoro per te. No! No! Sono stanco! Trovate qualche altro volontario suicida! L'abbiamo fatto. E prima di perdere il contatto con lei, ci ha detto di cercarti. Ellie... Dov'è? Che le avete fatto? Ditemi dov'è! Gli unitologisti sono entrati nella sala interna. Nessuno li ferma! Capitano, non c'è più tempo. Muoviamoci! È là fuori sola, Isaac. E se tu non mi aiuti, io non posso aiutarla. Ok. Ecco. Andiamo.